In modo specifico per il 2017, perché sono i 2200 anni della fondazione della città, quindi oggi non ci aspettiamo niente. Era bello partecipare insomma, tutti insieme alla cerimonia di insomma, questa nuova modalità che pensiamo possa essere veramente un vantaggio per le progettualità di tutte le città italiane. Sindaco, siamo a Roma, città in cui il Movimento 5 Stelle punta apertamente a succedere al sindaco Marino. Cosa pensa della vicenda che riguardava il primo cittadino della capitale? Ma penso che insomma, la vicenda in modo completo forse la capiremo solo tra qualche anno, perché è evidente che ci siano vari veleni di palazzo, non di palazzo, di partito, non di partito. Quindi adesso l'unica cosa è capire come andrà a finire, se chiuderà il tema delle dimissioni o se le ritirerà, in modo che si possa andare a elezioni. Io ho già parlato quando siamo stati a Imola con gli attuali consiglieri del Movimento che sono adesso attualmente eletti, gli ho detto se hanno bisogno di qualche suggerimento, ma che in un, come dire, Roma è una città sicuramente la più difficile d'Italia. Sindaco, tornando qui, Parma ha le carte in regola per vincere secondo lei? Ma penso che le carte in regola ce le abbia, noi ci siamo candidati però nel 2017, cioè ne abbiamo specificato un anno perché sono i 2200 anni della fondazione della città, della pianta romana, e quindi noi insomma puntiamo a quello. Noi siamo anche candidati città della gastronomia dell'UNESCO, sempre per quest'anno in cui l'esito ci sarà a dicembre, quindi insomma abbiamo cercato di portare le eccellenze dell'Italia in Italia e non solo. Quindi faccio capire, lei partecipa qua però anche nel 2020. Perché è per due anni, infatti non l'hanno spiegata benissimo, ma era è per due anni, quindi il bando era biennale, poi stasera verrà eletto il 2016 e in gennaio ci dicevano adesso il 2017, però il bando era unico, quindi uno si candidava, c'è gente che si è candidata basta vincere, noi abbiamo battezzato un anno insieme a altri che hanno... Noi abbiamo battezzato il 17 proprio perché aveva una valenza. Dalle sue parole mi sembra di capire che poi puntare al 17. Esatto, esatto. Quindi... Perfetto. Sì, volevo chiederle, oggi sì. È venuto Casaleggio a Roma. C'è stato l'incontro con i 5 Stelle. Qual è il clima ora che si respira, anche dopo queste polemiche sulla licenza? Guardi, non lo so, anche perché io sono arrivato 5 minuti fa giusto per questo evento, quindi del clima romano faccio fatica a parlargliene io. Di questa polemica che si è alzata su un comico che alla fine... Ma sì, però era sicuramente la battuta era fuori luogo, pur apprezzando sicuramente la Littizzetto da anni, diciamo che forse è uscita male, capita a tutti, penso una battuta fuori luogo.